Lasciate andare! Ogni giorno
Perché non mi faccio la tua voce? Non lo so, ma gli ordini sono ordini. Portatelo via! Detto gli altri, e forse sono io il giudeo. La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Cosa hai fatto di tanto grande? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse stato terreno, avrei organizzato un esercito per farmi salvare. Ma il mio regno non è di qua giù. Dimmi, Pilato, io non voglio causare una rivolta. Pilato, ma c'è una rivolta già qua fuori. Sì, Procolo, ma tu l'hai visto quell'uomo? Non è un criminale, forse un po' esaltato, ma sicuramente non è pericoloso. Io non voglio condannarlo. Un modo ci sarebbe. C'è un condono disposto dai tuoi predecessori per far notare la clemenza di Roma. E di che? In pratica, durante una festa importante, il procuratore, cioè, può disporre di una grazia ad uno dei condannati e tu potresti applicarla a Gesù. Sì, però c'è un problema. I sommi sacerdoti potrebbero accusarmi di non aver condannato Gesù. E tu lo sai che questo non è il momento di tenerci come nemici. Facciamo una cosa. Chiediamo il consenso della folla. Loro di sicuramente appoggeranno Gesù, visto che hanno ricevuto tanti miracoli da lui. Semmai lo mettiamo a confronto con un grosso criminale, tipo Barabba. Ah, sì, Barabba, sì. Proprio lui, quell'assassino. In modo che la gente non avrà dubbi su chi scegliere. Fai una cosa. Preparami un po'. Subito.
popolo di Gerusalemme, vi è tra voi l'usanza di liberare un carcerato per la festa di Pasqua. Chi volete che vi liberi? Gesù di Nazaret, dichiarato re dei giudei, o Barabba, feroce assassino? Barabba! Libera Gesù! Ma come? Che dite? Che cosa vi ha fatto di male Gesù? Niente! Libera! E va bene, vi farò fragellare il vostro re. Basta! L'uomo crocifisso.
crocifiggetelo voi. Per me non ha fatto niente di male. Procuratore, noi abbiamo una legge. E per questa legge lui, Gesù, deve morire. Perché si è fatto figlio di Dio. Ma dove vivi? Non mi parli? Non sai che io ho il potere di liberarti o di farti morire? Tu non avresti nessun potere se non ti fosse dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa ancora più grande. Se liberi quell'uomo, sei contro Cesare. Chi si fa re contro Cesare? Ecco il vostro re. Dio, Dio, crocifiggerò! A morte! Dovrò crocifiggere il vostro re. No. Non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Va bene, ma io non sarò il responsabile del suo sangue. Pilato, ormai rassegnato, consegna Gesù nelle mani dei soldati perché lo portino alla crocifissione. I soldati caricano Gesù dalla croce. Egli è costretto a portare da sé il proprio patibolo, il legno che provocherà la sua morte. Gesù un giorno aveva detto: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ora, caricato della croce, egli apre la via e noi siamo chiamati a seguirlo. Gli spettatori, cortesemente fermatevi un attimo, fate passare prima tutti. Cortesemente, gli spettatori, lasciate passare, cortesemente, allargatevi un pochino. Muoio, che credo da lui? E annanzo, zomega. Gesù è soccorso dalla Veronica, di mezzo alla folla una donna con grande coraggio. In quel volto, tutti noi abbiamo visto il riflesso del volto paterno di Dio.
lasciate che io contempli quel volto per l'ultima volta. Lasciatela passare. Quel volto da cui sempre traspariva una bellezza divina adesso è sfigurato. Già il profeta aveva detto: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui gradimento. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia.